La prima notizia è che il maestro Leonardo De Amicis sarà ancora direttore artistico della Perdonanza. Il sindaco Pierluigi Biondi glielo ha chiesto in diretta e lui ha accettato subito. Una Perdonanza che sarà ancora più alta se il pontefice visiterà la città in occasione dell'evento celestiniano. Questo nell'ambito dell'evento Perdonanza alla cultura che risana. Sono state presentate infatti le iniziative a sostegno dei più fragili intraprese nella scorsa edizione. I proventi del 2020 andranno per una parte, 35.000 euro come chiesto da quello straordinario artista che è Renato Zero, al Gaslini di Genova. Abbiamo donato 35.000 euro dei proventi dei concerti, tra l'altro su esplicita richiesta di Renato Zero, e referenti del Gaslini ci hanno detto anche come li spenderanno. È bello pensare che la Perdonanza dall'Aquila arrivi sino a terre lontane per dare conforto e aiuto a chi soffre, in particolar modo ai più piccini che hanno sofferto, e noi lo sappiamo bene, sia il dramma del terremoto e questo essere stati strappati alla loro terra, e poi hanno subito il dramma della pandemia, strappati alla loro socialità. E quindi questo è un piccolo gesto che vuole essere anche un segnale di vicinanza a loro e alle loro famiglie. È la quinta Perdonanza e il sindaco Pierluigi Biondi me lo ha chiesto, e quindi io devo dire, avevo detto che erano tre, ma il cuore mi riporta qua. Sono stato bene, ho lavorato bene, ho avuto libertà di poter costruire un percorso artistico. Quindi non ho motivi validi per dire non torno all'Aquila. Se il prossimo anno il Pontefice, il Santo Padre verrà, noi saremo pronti per accoglierlo nel rispetto del valore della Perdonanza. In video collegamento ha parlato Renato Zero, che ha salutato con affetto l'Aquila parlando della cura e dell'attenzione che si devono a due categorie, bambini e anziani. Sono intervenuti in collegamento il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, l'artista Renato Zero appunto, Renato Botti, direttore generale dell'ospedale Gaslini di Genova, Gianmarco Ghiggheri e Maura Bernardoni, primario e caposala del reparto nefrologia e trapianto rene del nosocomio genovese. Con i fondi che arriveranno si implementeranno gli aspetti tecnologici, si compreranno due letti elettrici, ha spiegato il professor Gianmarco Ghiggheri, ma anche poltrone elettriche e apparati per il monitoraggio. Si è collegato anche Giovanni Toti, presidente della regione Liguria. Una giornata importante per l'Aquila e Genova, ha detto. Il Gaslini non è solo ospedale e istituto di ricerca, è un qualcosa a cui teniamo in particolare, non solo perché cura i più piccoli, ma perché lo fa per i bambini di tutto il mondo, ed è già stata data disponibilità per i bambini dell'Ucraina. È un patrimonio, insomma, per il paese. Con il sindaco e il maestro De Amicis, anche il vice sindaco Raffaele Daniele, che ha parlato di una Perdonanza che è cresciuta negli anni, arrivando ad un livello straordinario. Grazie a tutti, ciao!